Uomini e donne news, Mattia e Vittoria, le prime parole dopo la scelta. Uomini e donne, Mattia e Vittoria finalmente insieme. L'epilogo tanto atteso ed aspettato dai fan è finalmente arrivato. Mattia Marciano sembra aver trovato colei che ha sempre cercato, la ragazza che gli può dare ciò che gli mancava, l'amore vero. Questa capacità lui l'ha percepita dal primo giorno in una sola corteggiatrice ed ha capito subito, in quell'istante, che lei sarebbe stata la sua scelta. Parliamo ovviamente di Vittoria Deganello, la bellissima veronese che ha stregato e rapito il cuore di Mattia. Non ce ne vogliano le altre ragazze, ma Vittoria sembra essere davvero la ragazza giusta per lui. I due mostrano una sintonia tangibile, lo si evince da tante cose, dal loro modo di guardarsi, di stuzzicarsi, la loro riservatezza, il voler dare amore alle persone che sono intorno a loro. Insomma, la coppia perfetta. Come ben sapete, la scelta di Mattia è stata atipica e se vogliamo anche storica, perché raramente, durante le varie edizioni di Uomini e Donne, abbiamo assistito ad un trono tanto breve. Questo fattore è stato determinante per la decisione finale. Quando si trova la persona giusta, non occorre sprecare altro tempo, anzi bisogna utilizzarlo nel miglior modo possibile per stare insieme. Come riporta in un video VTTV, dopo la scelta, i due sono andati in camerino, dove la neocoppia si è spogliata della tensione accumulata e si è raccontata ai microfoni, in cui hanno ribadito di quanto si sentano vivi, si sentano perfetti l'uno per l'altra e di quanto non vedano l'ora di godersi la loro storia lontano da occhi indiscreti. Mattia e Vittoria, pronti a viversi la loro storia dopo Uomini e Donne. Questo è un tema spesso discusso da Mattia. Difatti, uno dei motivi che lo ha indotto ad anticipare la scelta è stato la sua necessità a viversi Vittoria fuori dallo studio, poiché è stanco di poterla vedere una volta a settimana o non poterla sentire assiduamente. Prosegue dicendo: "Spero che Vittoria possa capire come realmente sono, che possa starmi vicino nei momenti difficili e di amarmi con tutta se stessa". A queste parole è seguito un bacio appassionato che forse ha racchiuso più di altre parole.